My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you. Allora, siamo a Savoia di Lucania. Siamo in Basilicata, città ricca di salici, non solo di salici ma anche di murales. È vero, è vero. Siamo purtroppo quasi arrivati alla destinazione che mi sembra sperduta ancora una volta in mezzo al nulla. Ma tu da piccolo facevi campeggio? Ecco la nostra location! Gianmarco, ti ho portato a dormire in un carro di buoi. Ne sei felice? Tra l'altro era un carro veramente per i buoi. Ha raccontato il proprietario che era del suo nonno, che poi ha tramandato al suo papà, e lui ha completamente ristrutturato e adibito a bed and breakfast. Andiamo. Andiamo a vedere. No vabbè, ma è incredibile! Ma la casa delle bambole! Esatto. Possiamo star qui un anno? Cominciamo per vedere una serata, poi se le cose vanno bene magari ci riflettiamo. Ma guarda che meraviglia, ti posso preparare anche il caffè. Ma guarda che meraviglia, dai, ma è troppo carino. Beh, molto carino. Eccolo qua. C'è solo un piccolo problema. Il bagno, dico, Sara. Il bagno ci si appoggia qui alla casa del proprietario che ti ospita, e come stare in campeggio. E da questo blò la mattina si guardano le stelle. Perché Sara Brusco la mattina guarda le stelle. Non vi dico che ora va a dormire. Ho voluto prepararti un piccolo tè di benvenuto, delle erbe aromatiche del giardino. Senti che pace che c'è. Dai, prepara i pantaloncini e le scarpe da ginnastica e andiamo, forza! Va bene, andiamo. Ci siamo ritrovati nel bel mezzo del cammin di questo fiume. Cioè, noi siamo in una gola dell'Appennino meridionale. Ma... oh, questo... Tu pensa che ti ho portato in una zona protetta speciale, poco antropizzata, dove c'è anche il granchio di fiume. Dormito bene, Sara? Ah, Gianmarco, sei sveglio da un po'. Ti sei preparato almeno? Dove dobbiamo andare, Sara? Al ponte tibetano. Anzi, i ponti tibetani ci stanno già aspettando, siamo anche in ritardo. Dai, su! Benvenuti al Sasso di Castalda per il ponte alla Luna, che in realtà sono due ponti. Dimenticavo, ma tu sei in buona salute. Perché? Il primo ponte serve per vivere in modo più sereno e più tranquillo i successivi. È di preparazione, caro Gianmarco. Una volta che parti non puoi più tornare indietro. Questo è il ponte a passerella d'asse, un ponte libero, quattro fili, più quello sopra di sicurezza, e puoi attraversare la montagna. Mi fischiano già le orecchie, ma siamo in altezza? 800 montagna. Metri sul livello del mare. Posto? Posto. Questo ponte è una dedica fatta ad un uomo che si chiama Rocco Petrone, i cui genitori erano originari di questo paese, Sasso di Castalda, che fu colui che schiacciò il bottone per dare il via all'Apollo 11, la prima spedizione sulla Luna. Comunque è meglio non guardare sotto, eh? Ah, questo è sicuro. Questo ponte, Gianmarco, è lungo 90 metri. Si vede. E ha un'altezza massima di 27. Si sente. Questo è un piccolo riscaldamento per quello che verrà. Occhi chiusi. Ecco, tu guarda dritto, non guardare sotto. Piace guardare l'infinito. È il passo della ballerina. Sono il nuovo Roberto Bolle io. E dopo il primo uomo sulla Luna, il primo uomo sul ponte della Luna. Ed eccoci qua, Sara. Ti ho portato
finalmente, a Matera. Tu hai bisogno di rilassarti. Siamo arrivati all'Art and Design Loft. Sara ha molto bisogno di rilassarsi. Lasciamo andare fuori tutto quello che è esterno. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose. Mi hai portato in questa bellissima struttura dove si possono fare un sacco di cose. Mostre, inaugurazioni, eventi. In questo posto Luce ti organizza dei wellness coaching, delle attività di relaxing, delle attività di yoga, delle attività anche con uno psicologo, uno sciamano, insomma dipende da cosa tu senti o lei sente quando ti incontra. Io adesso ti voglio portare a vedere i sassi di Matera. Adesso te organizzo io una robina. Allora Sara, volevi vedere i sassi di Matera? Ah certo Gianmarco! Buongiorno! Ma che bello! E abbiamo anche il nostro buono! Ok, grazie! Andata! Beh, Gianmarco, che Matera è la terza città più antica al mondo, dopo Gerico e Aleppo. Amore mio da fiore a fiore, con amore. E pensa che noi stiamo camminando sui tetti delle case. È vero. Ma ora è scavata nella roccia. Tu senti il tetto come evapora? Lo senti? Senti. Voglio vivere così, con la sole in fronte. E questa era la promessa di matrimonio. Eccoci qua Sara. Eccoci qua, finalmente siamo arrivati nel posto dove io ti abbandono per sempre e mi libero di te. Siamo nella cantina dello chef Vito Antonio Lombardo. Questo da oggi sarà il tuo guardaroba e basta, eh. Finalmente! Non posso più, ciao, io vado. Lasciatemi tranquillo. Ed è la Murgia ripresa dal drone. Mamma mia. E qui mi è caduto l'uomo nell'orto. In che senso? Gianmarco, il nome del piatto. Branzino in crosta di olive, in acqua e cioccolato bianco e champagne. Pizza nera con tartufo, caviale, una crema di ricotta e parmigiano reggiano. Mangiamo come se stiamo baciando la persona amata. Dai Gianmarco! Si conclude così la leggenda. A voi che avete udito e a voi che avete mangiato. Ricordatevi che non c'è timore nel mangiare, ma occorre immaginazione, energia e passione. Chi vi pone limiti potrà essere solamente il vostro cuore.